casa bellissima. Chi è mai stato a casa mia? Caspita, quanta gente, quanti che siete venuti? Alzate la mano di nuovo. Secondo me quando non ci sono mia moglie fa i festini. Io ho una casa bellissima, non è enorme, ok? Non è una reggia, però è incantevole. L'ha disegnata tutta mia moglie, ok? Lei ha disegnato metro per metro, ha deciso di fare la camera da letto lì sul suo palco, poi avete visto la sua cabina armadio, ok? È un sogno, ok? E lì abbiamo dovuto discutere un pochettino, perché man mano rubava metri al mio studio. All'inizio era uno studio, ora è una cabina call center. Perché c'è la cabina che è proprio un armadio, però è stupenda casa mia, ho una cucina viola della Scavolini, spettacolare, poi ho un giardinetto dove tu sei a Milano, però c'hai davanti questo prato, questo campo agricolo tutto verde, ho il tavolino, le sedie, l'ombrellone e poi c'è l'altare all'angolo, cioè il barbecue, scusate. Ho usato un termine biblico, per noi è un altare, perché di solito lì facciamo dei culti particolari con il pastore Julien. Quando qualcuno non ci va a genio lo consacriamo direttamente lì sulla griglia. Ed è stupenda, io quando torno a casa dico wow che bello. Poi ho uno studio tutto colorato. Okay. Sono quattro pareti, perché più non potevo farne, e ogni parete è un colore diverso, kitsch proprio, eh? E poi ho delle sedie tutte colorate, okay? Sono daltonico, per questo l'ho messo. E ho dei Mac fantastici, sono dei figli per me, li curiamo ogni giorno. È bellissima casa mia, ho tanti di quei libri nella mia libreria, io ci tengo tantissimo ai miei libri, c'è un chip ogni libro, perché quando lo presto so che deve tornare indietro. E ho libri raccolti in tutto questo tempo che riguardano un sacco di argomenti, dai ragazzi, giovani, comunicazione, arte, di tutto. Ho tre hard disk pienissimi di roba grafica che voi non potete neanche immaginare. È pieno. Ho lavori del liceo, poi dell'Accademia di Comunicazione, lavori che ho fatto nella vecchia agenzia quando ho lavorato per dei grossi clienti. C'è tutto. Quando io entro a casa mia dico wow, grazie Dio, grazie veramente per quello che tu hai fatto. Grazie. E poi ho pensato, e se crollasse tutto? Cioè, metti che stanotte mi crolla tutto. Primo salvo i Mac. Però non ce la faccio, perché comunque sono in studio, giù, quindi non ce la faccio. Crolla tutto, tu non riesci a prendere nulla, non riesci a recuperare nulla. Sei lì nel letto, comodo, morbido, riesci semplicemente a scappare, crolla tutto, ti giri. Quanti hanno una casa? Ridete, no? Sì, beh, giustamente, pastore, ma che ci dici? Cioè, chi respira? Voglio farvi vedere alcune foto. Silvietta, se possiamo mandare. Ci sono alcuni dei nostri ragazzi che sono andati in Emilia per dare una mano a. Quella non è la Torre di Pisa, è un campanile praticamente che sta quasi sprofondando perché sotto c'è sabbia e molti dei palazzi, dei capannoni sono sprofondati perché hanno come base la sabbia a causa del terremoto. Andiamo avanti, guardiamo le foto. Alcuni dei nostri ragazzi, c'è il pastore Stefi, Carol, Sara Stella, altri, c'è stato anche Ale, sono qui che stanno dando una mano alle persone, è stato anche il pastore Jolim col pastore Roslen. E questo nelle zone di Modena, guardate, è qui in Italia, 200 chilometri, 2 ore con la macchina. Penso che all'inizio, non lo so, queste erano case carine, belle, più o meno come quelle che abbiamo noi. Ecco, ora queste sono le nuove case delle persone lì in Emilia Romagna, abitano qui, guardate che bel giardino, guardate, fantastico, fanno tantissime grigliate qui. Questi sono i nostri ragazzi, Raffa, che con i ragazzi della Celi Gesù School che stanno facendo gli spettacoli e stanno cercando di dare una mano a queste persone. Stanno cercando di dare una mano. Come fai a dare una mano? Dai una mano a delle persone
Ok, va bene. Questi hanno perso tutto. Questi hanno perso veramente tutto. Ed è successo qui vicino. Non è successo dall'altra parte del mondo, è successo qui a fianco a noi. E non so chi di voi si è svegliato con la preoccupazione stamattina. Oh, chissà come hanno dormito questi. Chissà come hanno passato la notte. Non è una colpa, perché fondamentalmente c'è molto disinteresse, nel senso, io ho dormito nel mio letto comodissimo. Sì, mi è mancato mia moglie perché ero solo, però c'era il mio letto comodo. Difficilmente ti svegli la notte con gli incubi, dici, mamma mia, quelli stanno morendo di freddo, chissà che cosa sta succedendo lì. Però ho riflettuto, ho detto, se fosse successo a me, realmente però, se fosse successo a me, siamo troppo a nostro agio. A volte rifletto, io sono troppo a mio agio, perché, domanda, perché succedono queste cose? Perché succedono queste cose? È scritto nella Bibbia, è scritto che negli ultimi tempi succederanno queste cose, succedono da tanto tempo, siamo negli ultimi tempi, e più passerà il tempo, più queste cose saranno frequenti, più succederanno. Ma la domanda non è, secondo me, non voglio stare qui a dire Dio è buono, Dio è cattivo, no, quello è un altro discorso, poi lo facciamo in un'altra predica. Ma se succede qui, io sono pronto, io proprio pastore, io sono pronto. Se succede all'improvviso, se perdo tutto, che cosa succede nella mia vita? Che cosa scelgo di fare? Il pastore Steffi mi diceva che c'erano persone che erano sedute, ci sono persone che sono sedute e fissano il vuoto. Ci credo che fissano il vuoto. Io, è difficile dare una risposta. Io so qual è la risposta giusta, no? Tutti sappiamo qual è la risposta giusta. Bisogna avere fede in Dio, e bisogna, no, perché so che Dio ci aiuterà. Magari andiamo lì, anche andare lì, no, non preoccuparti, Dio ti aiuterà. È facile dirlo quando io ho una casa, ho una macchina, ho tantissime altre cose. Quando succedono queste robe, io penso a tutto quello che è momentaneo, quello paf, in un momento succede tutto. Alcuni amici mi dicono, vedi, per questo carpe diem, hai ragione, carpe diem, perché da come tu sfrutterai quest'attimo dipenderà il tuo futuro, da come tu sfrutterai quest'attimo dipenderà la tua eternità. Non è un gioco, assolutamente, carpe diem. Ragazzi, la vita è breve, fai così. La vita è breve, è piccolissima, non finisce qui. Se no, ragazzi, mamma, cioè, se devo campare fino a 70 anni, 30 anni, 40 anni, non lo so. Sai, per alcuni è breve, per altri è più breve, no, non si sa mai. Nessuno deve fare le corna. Nessuno di 40, ok, perfetto. Passare giù lì, ma 17 anni. Dio ci permette di scegliere tra morire per sempre e non morire mai. E io stasera vorrei parlarti di questo, vorrei riflettere con te. È difficile anche fare un discorso sull'eternità. Voi ho detto, ma magari parlo dell'eternità, ma è complicato, parli dell'eternità, cioè non la finisci più poi. Tu puoi scegliere se morire per sempre o non morire mai. Carpe diem stasera, senti a me. Carpe diem, cogli l'attimo e cogli il punto, ascoltami. Okay. Solo per stasera, poi te ne andrai. E come dice qualcuno, chi si è visto si è visto, se non ti vedo più, o sei morto per sempre, oppure non morirai mai. Mi ero dimenticato la seconda. Gesù dice in Giovanni 11, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Questa è la Bibbia, nella Bibbia c'è scritto questo, e poi continua, credi tu questo? Credi questo? Nella Bibbia Gesù dice un sacco di roba, ma tantissime cose, ma tu lo credi? Tu sei Highlander, chi ha visto Highlander? Chi conosce Highlander? Non so, forse pochi conoscono Highlander. Non è che siamo proprio Highlander, perché nel senso Highlander, l'unico modo per uccidere Highlander è tagliargli la testa. Quindi siccome ultimamente in quella generazione, la nostra generazione la chiamano la generazione bruciata, pochi usano la testa, quindi anche se tagli la testa non è che cambi tanto.
Ma noi siamo quella generazione. Tu sei destinato a vivere per l'eternità. È difficile capirlo. Come faccio a spiegartelo? In Ecclesiaste c'è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha persino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa capire il principio e la fine delle cose, l'uomo non può capire quello che fa Dio. Se io potessi darti una spiegazione su tutto, o se magari, non so, vieni qui e la dai tu, saremmo Dio. Noi vogliamo sempre dare spiegazioni a tutto. Ah, perché? No, io non riesco a spiegarmi questo, io non riesco a spiegarmi... Ma è normale che non riesci a spiegarti questo? Non sei Dio. Rilassati. Non sei Dio. Io non sono Dio, non so dare determinate spiegazioni. So soltanto che nella Bibbia c'è scritto: se sei stato risuscitato con Cristo, cerca le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è stata nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. A che cosa aspiri? Ma sinceramente, davvero, qual è la tua più grande aspirazione qui sulla terra? Non lo so, la mia aspirazione, considerando che ho speso migliaia di euro, era diventare uno dei pubblicitari più bravi al mondo. Ho fatto delle scuole relativamente costose, ho fatto università, mi hanno masterizzato, mi hanno duplicato tutto, perché la mia aspirazione era quello. Io cercavo quello, ma tutte le ore della mia vita erano dedicate a fare quello. Quella era la mia aspirazione. Ero concentrato, non lo so, qualcuno vuole fare il musicista. L'aspirazione massima è fare il musicista, l'aspirazione di qualcun altro, non lo so, è cercare lavoro, perché è una sfida, nel senso, ora qualcun altro dice no, la mia sfida più grande è rimanere disoccupato a vita, e vincerai se continui così. Se stai vivendo per le cose che può darti questo mondo, ascoltami, se stai vivendo per le cose che può darti questo mondo, otterrai solo quello che questo mondo può offrirti. Se tu stai vivendo per quello che fuori puoi ottenere, tu riceverai tutto quello che fuori, tutto quello che c'è fuori, tu lo puoi ottenere. Puoi ottenere delle emozioni fantastiche, puoi divertirti in una maniera strepitosa. Io l'ho fatto, io ho vissuto in una maniera incredibile, ho provato tante di quelle emozioni, ho provato tante di quelle sensazioni, sia sintetiche sia naturali. È possibile, veramente. Sono delle robe che tipo la mattina ti svegli con un mal di testa assurdo, che non sai dove... Oh, ieri sera ho bevuto solo una Guinness, mi sono svegliato col mal di testa, sembravo... Perché dopo che abbiamo pregato siamo andati in birreria. Pastore Giulino, abbiamo imparato bene. Se tu fai e vivi per ottenere qualcosa da questo mondo, tu otterrai solo quello che questo mondo può offrirti. Tu sei stato creato per vivere per l'eternità, se vuoi. Oppure puoi morire per sempre. Oppure puoi non morire mai. Ok, pastore, punto, mi ha convinto, va bene. Ho capito, io sono stato creato per vivere per l'eternità, va bene. E quindi cosa devo cercare? Io amo questa frase. Ti voglio rispondere con la frase dello stregatto. Avete visto Alice nel Paese delle Meraviglie? Chi ha visto Alice nel Paese... Hai il libro, vedi? Chi ha visto Alice nel Paese delle Meraviglie? Dai, su, sembrate mio nonno. Alice nel Paese delle Meraviglie, c'è lo stregatto. E lo stregatto va da lì, Alice va dallo stregatto e gli dice: in che direzione devo andare? E lo stregatto gli risponde: dipende da dove vuoi arrivare. Ed è quello che ti dico. Ok, pastore, e quindi direzione eternità, in che direzione devo andare? Dipende dove vuoi arrivare. Qual è lo scopo della tua vita?
Serio, qual è lo scopo della tua vita? Ma non ti sto parlando dello scopo, non fraintendermi, perché di solito si fanno tante prediche sullo scopo della vita, sull'avere un obiettivo, avere una visione. Non sto parlando dello scopo, io voglio fare il medico, io voglio diventare avvocato, io voglio essere un, non lo so, voglio diventare una ballerina, io voglio diventare famoso. Oggi tutti vogliono diventare famosi. Santa Maria, non Madre di Dio, è l'altra dei Filippi. Tutti vogliono diventare famosi. Famosi, gli amici di Maria e gli amici di Maria. Sono tutti amici di Maria. Tutti quanti. Io so ballare, io so cantare, io so recitare e divento famoso. In futuro ciascuno avrà 15 minuti di celebrità. Chi è che l'ha detto? 1968. Chi, Paperino? Andy Warhol. Andy Warhol, ognuno nella vita avrà prima o poi 15 minuti di celebrità, 15 minuti di fama. Andy Warhol era un artista a 360 gradi della pop art, era un folle dell'arte. E lui aveva quasi profetizzato questo, e tanti hanno usato questa frase dicendo: non preoccuparti, arriveranno i tuoi 15 minuti. 15 minuti, tu vivi 70 anni per 15 minuti, non preoccuparti, stai sereno. E la cosa interessante, l'ho trovato oggi su internet, che è uscita come traccia agli esami di Stato nel 2011, questa: si richiede al candidato, questa come prima prova, si richiede al candidato di riflettere sul valore effimero della fama nella società contemporanea, analizzando in particolare i talent show, i social media, e i social media, quindi Twitter, Facebook, YouTube. E io ho immaginato lì tanti sciami di studenti lì nei banchi, chiusi dentro questa stanza, che sudavano a rovistare dentro la stanza del loro narcisismo per capire in che modo si poteva diventare famosi. Diventare famosi, voglio anch'io il mio momento di celebrità. Mamma, non preoccuparti, per 15 minuti io avrò il potere, sarò potente per 15 minuti. Questa vita è breve, ragazzi, questa vita è veramente breve, e per altre persone è ancora più breve. Il problema è che quando le cose non succedono a noi, non le capiamo certe cose. È brutto, direi è naturale. No, non è tanto naturale, però potrei capirlo, perché è normale. Le priorità di vita cambiano, ok? È naturale. Se prima pensavo di più al lavoro, nel momento in cui crolla tutta la mia casa, penserò di più alla mia famiglia, per farti un esempio molto veloce. Cambia tutto. Non lo so quali sono le tue priorità. Non lo so, svegliarti la mattina. Urlare con tua madre è la priorità per eccellenza. La seconda è andare a scuola, perché magari ci obbligano. Oppure altra priorità può essere il lavoro, può stare con la famiglia. Qual era l'altra priorità? Trovare un ragazzo. Scusate, questa va su. Sopra il lavoro. Okay. Prima trovare un ragazzo o una ragazza, poi c'è il lavoro, poi c'è la famiglia. Nel momento in cui qualcuno nella tua famiglia si ammala, il lavoro è trovare un ragazzo, scende giù, e le tue priorità vengono ricalcolate. Vedete com'è strana la vita? Quindi ti voglio chiedere, tu per che cosa stai vivendo? Stai vivendo solo per oggi? Che cos'è che stai cercando? Stasera voglio invitarti a cercare, ti do due semplici consigli, due, tre, non so. Inizia a cercare la santità per vivere per l'eternità. Inizia a cercare la santità. Sai perché ti dico questo? Perché in troppi cercano la felicità. Ci hanno pure fatto il film, La ricerca della felicità. Tutti cercano questa felicità. Tutto quello che ci fa sentire bene è collegato alla felicità. Io sto bene, sono felice. Non sto bene, sono triste. In una società secolare, oggi, io faccio la distinzione tra società secolare e società spirituale. Nella società secolare la felicità è lo scopo della vita. È normale. Se voi andate a chiedere ai vostri amici: qual è lo scopo della tua vita? Voglio essere felice.
voglio essere felice nella mia famiglia, voglio essere felice al lavoro, voglio essere felice per strada. Nella nostra vita spirituale, nella nostra società spirituale, il nostro obiettivo è la santità. Gesù diceva: beati i puri di cuore. E che a volte aggiriamo la santità. È strano, la si mette da parte. Santità non è perché inizia sempre con S, santità non significa suora, ok? Non è questo. Santità è rispetto. È rispetto di noi stessi. È rispetto del mio corpo. È rispetto di tutto quello che faccio. È rispetto della mia mente. Significa amarmi. E se io amo me, inevitabilmente amo gli altri. Quindi ti voglio proprio chiedere: cerca la santità. C'è troppo compromesso in giro. Mi spiace dirlo, a volte quando mi guardo attorno e conosco tante persone, tanti ragazzi o tanti amici in giro, anche in altre chiese o in altri gruppi, spesso vedo compromesso. Dentro sei in un modo e fuori sei in un altro. Ma a cosa serve? Sai, non è una roba di ora. Quello che farai ora, come tu sfrutterai questo carpe o questo diem, influenzerà il tuo futuro. Il senso è questo. Cerco di andare ancora più in profondità. La tua vita a cosa è aggrappata? Rifletti con me. Passiamo un attimo di riflessione. La tua vita a cosa è aggrappata? Da domani il ministero sabato non c'è più. Tu cosa fai? Risponditi. Da domani la tua casa crolla. Tu cosa fai? Sei in una tenda, va bene. Magari sai quello che fai tu e Dio poi dove sta? Oggi magari siamo qui, va bene? Ma io l'ho pensato prima nella mia vita. E mi sono fermato. Ok, non c'è più il ministero sabato, non c'è più questa chiesa. Magari a volte siamo aggrappati alla chiesa, no? Al nome, o tanti vengono qui perché usciamo il sabato sera, tanti altri perché si divertono, altri perché hanno gli amici. Non lo so, io riflettevo, che cosa succederà? Che cosa scelgo? Dal momento in cui succedono tutte queste cose, cosa scelgo per la mia vita? Gesù parla della casa nella roccia. Sapete quella storia della casa nella roccia? Ok, la storia, Gesù parlava di questa casa e diceva: costruisci la casa sulla roccia, perché se tu la costruisci sulla sabbia, poi arriva il terremoto, arriva la pioggia e porta via la casa, perché le fondamenta sono fatte di sabbia. Se invece le fondamenta sono buone, se le fondamenta sono roccia, se arriva la pioggia, se arriva il terremoto, non succederà nulla. E io continuavo a riflettere, è stata una riflessione eterna questa settimana sull'eternità. E dicevo: ok, va bene, ma tutti dobbiamo costruire una casa. Va bene? Tutti parlano delle fondamenta. E io ti dico: tutti dobbiamo costruire una casa. Io e te magari siamo qui insieme e stiamo costruendo la stessa casa. Usiamo gli stessi materiali, partecipiamo agli stessi gospel. Magari hai anche lo stesso pastore. Figo. Leggi gli stessi libri, hai la stessa versione della Bibbia. Ognuno di noi costruisce la stessa casa. Uguale. Quindi il problema non è la casa. Non è se quello che costruisce la casa sulla sabbia non è lo sfigato oppure quello, il peccatore o quello che sbaglia. No, tutti noi siamo costruttori e stiamo costruendo, voglio cercare di farmi capire, stiamo costruendo tutto su una base. Il punto è che Gesù ha iniziato ad analizzare le fondamenta. Se arriva uno tsunami nella tua vita, che cosa rimane? Se c'è un terremoto nella tua vita, di qualsiasi tipo, fisico,
un problema, non lo so. Che cosa rimane di tutta questa casa che tu stai costruendo? Che cosa rimane? Abbiamo due case uguali. Magari c'è Christian e Elisa. Faccio un esempio. La casa di Christian crolla. Quella di Elisa no. Com'è possibile? Uno si chiede, ma com'è possibile? Ma erano sempre qui. Christian era pure il tecnico. Christian, loro sono qui, hanno dei ruoli nella chiesa, hanno costruito la stessa casa, stesso materiale, sono cresciuti sempre lì, hanno dedicato lo stesso tempo, ma la sua crolla. Sai perché? Perché tante di noi non costruiscono le case per farle rimanere in piedi. Tanti di noi non costruiscono le proprie case per farle rimanere in piedi. E questo è il motivo. Tanti non sono interessati a far rimanere in piedi la propria casa. Ah, pastore, ma che sciocchezza. No, non è una sciocchezza, perché se la casa crolla, è questo il motivo. Nel momento in cui tu sei interessato a far rimanere in piedi la casa, tu la costruisci in modo tale che rimanga in piedi dall'inizio. Tu puoi fare le cose giuste, ma da una prospettiva sbagliata. Noi, cristiani, non cristiani, chiunque, tu puoi fare le cose giuste, ma da una prospettiva sbagliata. Ti spiego, perché se vivi solo per qua, per questa vita, tu potrai fare tutte le cose giuste, potrai essere un grande marito, potrai essere un bravo fidanzato, uno studente fantastico, un figlio meraviglioso, ma non stai lavorando per l'eternità. La tua vita durerà in eterno. E con che cosa ti ritroverai in mano? Dopo, lascia stare questa vita. Ci concentriamo troppo su questa vita e ci sforziamo, è il lavoro, è il non lavoro. C'è la prospettiva dell'usa e getta. Le lenti a contatto sono usa e getta. Le macchine fotografiche sono usa e getta. I guanti di silicone che uso per pulire casa sono usa e getta. Il mio corpo è usa e getta, perché ho rapporti sessuali con l'uno, poi con l'altro, poi lo butto, poi mi lavo. È tutto così. C'è questa prospettiva. La mia mente diventa usa e getta, perché a volte penso in un modo, altre volte penso in un altro. E stiamo iniziando a perdere la concezione dell'eternità. Che la tua vita non finisce qui. Dio non ti ha creato per usarti e gettarti. Dio ti ha creato per usarti e farti regnare. Dio non ti ha creato per usarti e gettarti. Dio ti ha creato per usarti e farti regnare. Matteo 6, non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesoro in cielo, dove né la tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo cuore stasera? È molto semplice come riflessione. Ma la mia preghiera è che questa possa innescare, generare un cambiamento nella tua vita. Smettiamola di vivere le nostre vite prive di significato. Tante volte esistiamo, non viviamo, esistiamo, io esisto. Vado a cena fuori, faccio questo, io esisto. Io voglio vivere pienamente. Chi di voi vuole vivere pienamente? Inizia a dirlo a Dio stasera, anche ora. Di Dio, io non lo so, magari sto sbagliando prospettiva nella mia vita, fammi capire. Perché una delle prime reazioni è, soprattutto per quelli che vengono in chiesa, no, io, figurati, io sono eterno, io sono Highlander, tagliami pure la testa. No, chiedi a Dio, Dio, forse sto sbagliando prospettiva. E se mi crollasse tutto? Cioè, cosa farei io? Gesù sapeva di non essere un turista, non per caso, sulla terra. E nella Bibbia è scritto che noi siamo dei turisti. Noi siamo, la Bibbia dice, voi siete pellegrini, dice, voi siete qui per un breve tempo, siete di passaggio sulla terra. A volte viviamo come se tutto quello che dobbiamo vivere è qui.
No, devo vivere tutto il possibile, devo provare di tutto. Ma goditi la vita. Qualcuno mi ha detto, ma goditi la vita. Ma io me la sto godendo. Il discorso che la mia continua e andrà di meglio in... Non c'è un superlativo di meglio. Di meglio in meglissimo andrà la mia vita. Perché io sono stato progettato per vivere per l'eternità. E tu viverai... Tu sei immortale, di' alla persona a fianco a te. Tu sei immortale. Magari per qualcuno ti dispiacerà perché gli vorresti tagliare la testa. Però noi siamo stati creati per l'eternità. So che alcune volte vogliamo uccidere qualcuno, però noi siamo stati creati per l'eternità. È l'esempio della vacanza. Okay, quando vai in vacanza? Tu sei qui in vacanza. Quando vai in vacanza, cosa ti porti? Risponde un uomo, per favore, però. Quando vai in vacanza? Perché sennò non mi funziona l'esempio. Greg, cosa ti porti? Il costume e la moglie. Perché i soldi li porta la moglie. No, i soldi. Un po' di soldi, il costume e la moglie. Ti porti questo. Una moglie. Una, perché nel senso basta per una vacanza, una settimana. Un po' di soldi. I documenti. Non dimenticare i documenti. Mi raccomando. Ti porti poca roba. C'è qualche ragazza che fa, pastore, tu non capisci proprio niente. In alcuni film ho visto delle donne che portavano poche robe, nei film, cioè quella è la TV. In vacanza ti porti poca roba perché basta, è una roba, è una cosa momentanea, dai, non ti porti il soggiorno, la cucina, l'armadio, no vabbè. Comunque ti porti poca roba perché è questione di tempo. Noi dovremmo iniziare a vivere la nostra vita come se fosse una vacanza. Invece siamo ansiosi. Oddio, oddio, che cosa succederà? Mamma mia, è incredibile. Ora non trovo lavoro. È questo, è quella. Ragazzi, noi siamo figli di Dio. C'ho la convinzione alle stelle. Quando vai in vacanza, perché ti porti i documenti? Perché se ti dimentichi chi sei, puoi aprire la carta d'identità e dire, oh, che bello, sono figlio di Dio. Ragazzi, noi siamo figli di Dio. La tua reazione nella vita quotidiana influenzerà quello che succederà, ok? Non è il discorso, tu qui puoi urlare con me, ma devi urlare nella vita di tutti i giorni, devi urlare quando ci sono i problemi. Qua è bello, Yusu, ah, bellissimo, ora... siamo tanti, twittiamo anche, madonna ragazzi, no madonna non si dice, capito? È incredibile, noi siamo figli di Dio e io reagisco di conseguenza. Come stai investendo il tuo tempo? Qui, in questa vacanza, come stai investendo il tuo tempo? Ho pensato a tutti quegli sportivi, io ho fatto sport, che ore sono Miri? 8:25, quasi finito. Non lo so perché sentivo la voce di mia moglie. Amore. 8:25, ho quasi finito. Più o meno. Ho pensato agli sportivi. Io ho iniziato sin da piccolo a fare sport. Ho fatto la mia prima gara di nuoto nell'89. Sono a 6 anni, ok? Ho fatto la mia prima gara di nuoto. Bellissimo. È stato io, mi hanno buttato subito in acqua. Ho fatto la mia prima gara di nuoto. Sono arrivato... terzo, sono salito sul podio, eravamo 4, ok? Però sono salito sul podio, vi spiego perché ho perso, perché che cosa è successo? Era la mia prima gara, quando ha fischiato e mi sono buttato, io non avevo allacciato il costume e si è sfilato il costume quando mi sono tuffato, ma io ho continuato. E sono salito sul podio. E ve lo possono testimoniare quei parenti che mi prendevano in giro dicendo che avevo il culetto bianco. Ve lo potranno dire loro. E io ho continuato. E quando tu fai sport, quando ti sforzi, io mi allenavo 3-4 ore al giorno quando fai nuoto. E io a 17 anni sono arrivato a fare le nazionali di nuoto. Quando fai tanto sport, la tua vita quasi
si annulla, cioè il tuo obiettivo è quello, tu vivi per quello, e devi mangiare in un certo modo, e devi fare questo, e poi fai palestra, e quindi ti devi alzare a una certa ora, devi essere disciplinato, e il respiro, e le visite mediche, e tu lavori tanti anni per 22 secondi, per salire sul podio e per avere... Io ho fatto comunque gare, non sono arrivato alle Olimpiadi, io penso a uno che partecipa alle Olimpiadi. Cioè, io li stimo, hanno tutta la mia stima. Quindi quando salgono sul podio con quella medaglia, sicuramente avranno un costume particolare che non si sfilerà, ma quando salgono sul podio hanno la mia stima. Wow! Cioè questi da 4, 5, 6 anni hanno iniziato a lavorare, arrivano a 22 anni, hanno l'ammirazione di mezzo mondo, corrono una gara di 9 secondi, chi corre, chi nuota, 21, 23, non lo so, per vincere una medaglia d'oro che appendono al muro. E uno spende tutta la propria vita per 9 secondi. Non è sbagliato fare questo, non è questo, ma io non voglio vivere per fare questo. Io non voglio spendere tutta la mia vita sprecandola. Non voglio farlo. Io voglio dare un senso reale alla mia vita per l'eternità. Non posso lavorare e sforzarmi tutta una vita per un successo terreno, momentaneo. Ragazzi, noi non siamo stati chiamati soltanto a questo, noi siamo stati chiamati a vivere per l'eternità. Lo so che a volte ci scoraggiamo, a volte non ci manca quel coraggio perché non riusciamo a raggiungere quegli obiettivi anche piccoli che ci eravamo prefissati, ma non dimenticarti chi è il tuo Dio, non dimenticartelo. Noi non possiamo fare lo stesso, noi dobbiamo iniziare a vivere per le cose eterne. Non è possibile, non possiamo vivere solo leggendo libri e libri di quelli che hanno fatto il risveglio, che conoscevano qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva qualcuno che conosceva Dio. E poi noi diciamo: io lo conosco, che hai letto il libro. Io non mi sto sforzando, noi non ci stiamo sforzando, non stiamo lavorando per questo, non stiamo facendo tutto questo per leggere libri di altri ed emulare o simulare quello che hanno fatto gli altri. Noi siamo qui per fare il risveglio. Io voglio scrivere la storia, io voglio scrivere questi pochi anni per avere qualcosa nell'eternità. Non è il diventare famoso qui. Io voglio diventare un predicatore famoso, io voglio diventare uno di quei worship leader che quando uno canta si stende per terra. Non è questo l'obiettivo principale, ok? L'obiettivo è fare qualcosa che rimane. Io ho chiesto a Dio: Dio, io voglio fare qualcosa che rimane nella mia vita. Non voglio fare qualcosa usa e getta. Qualcosa che influenzi e cambi una generazione. Tu vuoi farlo? Vuoi farlo con me? Facciamolo insieme questo, ragazzi. Giacomo 4. Voi non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Tu sei un vapore. Stavo dicendo fai alla persona a fianco a te, però ho detto... Altrimenti qua qualcuno muore e vediamo vapori nocivi al ministero Sabaoth. Ragazzi, la giusta prospettiva di vita è l'eternità. Discutiamo troppo su quello che è giusto, su quello che è sbagliato, su quello che dice il pastore. No, magari ubbidirò, non ubbidirò, magari prenderò soltanto una parte di questo. Non c'è la guerra tra chi convince e tra chi accetta, ok? Come stai investendo il tuo tempo? Seriamente, come stai investendo il tuo tempo, le tue ore? Abbiamo 24 ore in una giornata, come lo stai investendo? Come? Paolo dice a Timoteo: ti scongiuro Timoteo davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, predica la parola, ti scongiuro. Timoteo era un ragazzino,
Ti scongiuro, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento, con pazienza. Infatti verrà un tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno altri maestri, secondo le loro voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Sapete perché la gente vuole ascoltare le favole? Come termina una favola? E vissero felici e contenti. E vissero felici senza fare nulla, così è semplice, vissero felici e contenti. Però c'è una piccola differenza. La vita con Dio è favolosa, ma non è una favola. La vita con Dio è favolosa, ma non è una favola. È realtà. Io non vivo sulle nuvole. Io vivo questa vita concretamente. E Paolo stava dicendo a Timoteo, c'è un motivo, perché Paolo deve dire a Timoteo, ti scongiuro, predica la parola, se non c'è l'eternità, che motivo c'è di farsi in quattro per predicare la parola? Se non esiste una prospettiva eterna, perché l'apostolo Paolo doveva dire così, doveva rincarare la dose con Timoteo? Timoteo era un ragazzino di 15, 16, 17 anni, quanti di voi hanno fra i 17 e i 23 anni? Tra i 15 e i 20 anni, come state investendo la vostra vita? Come stiamo investendo la nostra vita? Io ho pensato, secondo me se crolla qualcosa, l'unica cosa che ci rimane in mano è l'iPhone, perché ormai è una protesi. Saremo capaci di twittare, sto morendo. Sì, saremo capaci di farlo. In che modo stai investendo il tuo tempo? Ragazzi, io vi voglio incoraggiare. Io ho terminato. I ragazzi, se vogliono salire. Pastore Giulì? Un applauso ai ragazzi. Vedete, il pastore Giulì, 15 anni, è sempre qui a servirci. Ragazzi, facciamo tutto quello che riusciamo a fare ora che abbiamo le forze. Predica la parola, ovunque tu ti trova, predica la parola ai tuoi amici, per strada, non, di cosa dovresti vergognarti? Predica la parola, è quello che ha cambiato la tua vita, di cosa dovresti vergognarti? È gente che ha bisogno di sapere che la vita continua, c'è un'eternità. A volte giochiamo, a volte scherziamo, a volte ridiamo. Ragazzi, la nostra vita continua. È fantastico divertirsi. Io sono il primo che si diverte come un matto, ma mi diverto con la prospettiva dell'eternità. C'è poco tempo per discutere sulle banalità, su quello che a volte creiamo problemi anche quando non ci sono. Inizia a concentrarti e a pensarti per l'eternità. Tanti di noi non vivono per l'eternità, non pensano, dicono, ah no, ma tanto avrò tempo. Non pensare così, non devi pensare così. Non pensare di avere tempo, la vita è brevissima, la vita è veramente breve. Io ho avuto la possibilità di scegliere Dio dopo aver fatto una certa vita. Altri miei amici o amici di altri amici hanno avuto il cervello in pappa e non hanno potuto più scegliere. Il tasso di suicidio si è alzato tantissimo, tantissimo. Ci sono tanti ragazzi che si uccidono, muoiono perché sono stanchi della propria vita. Ci sono tante persone che si tagliano perché a volte siamo stanchi di questa vita, perché viviamo con la prospettiva di oggi. E anche a me a volte fa schifo questa vita. Quando mi guardo attorno non sempre sorrido, ma vado avanti perché io vivo con la prospettiva dell'eternità. Iniziamo a darci da fare, iniziamo davvero a fare qualcosa, iniziamo a mobilitarci, iniziamo a metterci in gioco, iniziamo a pensare che la nostra vita può andare avanti. Se sei un figlio di re, niente ti può soddisfare. Inizierai a capire cos'è l'eternità, se uscirai da qui insoddisfatto. Se uscirai da qui soddisfatto, non hai capito un bel niente di cos'è l'eternità.
voglio il potere di Dio nella mia vita. Bene, allora qualcosa deve sparire nella tua vita. Voglio conoscerlo, fantastico, però sono necessarie alcune separazioni. Il nostro Dio non è un Dio di compromessi, è Dio, è quel Dio che ti vuole regalare una vita favolosa. Una vita favolosa da vivere qui fino all'eternità, e tu avrai tutta l'eternità per continuare a conoscerlo, e tu sfrutterai tutto questo tempo per conoscere questo Dio infinito. Non è il tempo di farsi domande, è il tempo di iniziare a vivere con una prospettiva verso l'eternità. Voglio farti vedere un ultimo video. Are you ready? Yeah. All right, 60 seconds spot on time. Can I have a clock in the corner? It's there. Thank you. Roll 'em. Rolling. Action. Okay, here's the deal. We all know that life is busy. There aren't enough hours in the day to do all the things that we want and need to do. In fact, you're probably thinking of all the things you need to do next week right now, wondering how you're going to squeeze it all in. But the fact is, no matter who you are, no matter what you do, no matter how much is on your plate, we all have the same gift of 24 hours each day. 24 hours, 1,440 minutes, 86,400 seconds. All the money in the world won't let you buy one single second more than the next guy. And once that second is gone, it's gone forever. Look, there goes one right now. Another one, gone. You'd think that we would judiciously use such a limited and valuable gift. You'd think that we would choose wisely how to spend, no, invest our time. But do we? Really? I mean, after taking the time for eating and sleeping and all the other basic necessities, do we really use this gift the way we should? Think of all the great things you could do in 24 hours, all the lives you could touch, all the significant changes that could be made in your life and others. The fact is, you could actually make a difference in this world in 24 hours, or not. So, how are you investing your time? Abbiamo 24 ore. Oh, 24 ore non ci bastano. Ti assicuro che con 24 ore noi possiamo mettere sotto sopra il mondo. E dipende quello che fai in queste 24 ore. Quante vite vuoi influenzare? Con i post che metti su Facebook cambierai il mondo. Con i video che posti su Facebook o su Twitter cambierai il mondo. Lo influenzerai come? In che modo vuoi influenzarlo? Con quello che scrivi? In che modo influenzerai il mondo? Tanti amici vedono quello che tu... Perché vi parlo dei social network? Perché è quella rete che riesce ad influenzare più persone possibili. Quindi io parlerò di social network. Perché ormai non c'è più gente per strada, sono tutti su Facebook. Con quello che scrivi, i tuoi amici cosa capiranno? Che il tuo Dio è grande? O diranno: perché devo scegliere il tuo Dio? Perché? Ho 24 ore in una giornata. Davvero, non è che non basta il tempo. Analizza la tua giornata. Non è vero che non basta il tempo. È che a volte vogliamo fare quello che vogliamo fare noi, magari, e non quello che Dio vuole farci fare per vivere felici. Cerchiamo la felicità in tantissime cose, cerchiamo di anestetizzarci in tutti i modi. Cerchiamo sensazioni, cerchiamo emozioni, lamentandoci che il tempo non basta. Inizia da stasera. Il tempo sta scorrendo, ed è bello perché nel video tu lo potevi vedere, e scorre. Ora è passato un altro secondo, altri due, altri cinque. In questo tempo tu puoi scegliere se fare della tua vita qualcosa di eterno. Non è una questione di capacità, è una questione di grazia. Immagina il tuo migliore amico che si avvicina a te e ti dice: Edu, Francesco, Miki, Paolina, devo dirti una cosa importante. Fra poco sarò morto.
colpo. Non credo che gli riderà in faccia. Che colpo! E lui continua e ti dice: no, ma te lo dico così non ti preoccupi. Stai tranquilla. Te lo dico per questo motivo, così tu non ti... rilassati. Io tra poco sarò morto, ma rilassati. È come se parlare di morte o annunciare la morte è qualcosa che ti tranquillizza. Giovanni 16, Gesù che lo dice ai suoi discepoli. E poi gli dice: io fra poco sarò morto. E vi dico anche un'altra cosa, per il resto della vita voi avete prove, avrete tentazioni, avrete scontri. E io immagino i discepoli che fanno: ah maestro, e la brutta notizia? Qual è? La terra ha tremato. Matteo 27 dice: ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo la terra tremò e le rocce si schiantarono. Ora vorrei invitarti a chiudere i tuoi occhi se vuoi. Quasi a trattenere questo tempo che sta passando, però in realtà il tempo non lo puoi trattenere. Quando la terra tremò, è perché Gesù spirò e disse: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Quello che ci cambia è la sua presenza. Potrei stare qui a raccontarti tantissime altre cose, ma l'unica cosa che cambia la nostra vita è la sua presenza. Puoi vederla come preferisci, però è solo vivere per lui e stare alla sua presenza che ti cambia realmente.